Ciao, sono Pasquale. Ma che sta succedendo? Ma siamo proprio matti. Poche settimane fa avevo fatto un bel video dicendo... Beh, bel video, non lo so se era bello, me lo devi dire tu. Avevo fatto un video dicendo che il peer-to-peer lending poteva rischiare e che avevo solo i soldi in piattaforme che reputavo sane e serie. E scopro che una di queste molto probabilmente è una truffa totale o parziale. Ed è l'unica in cui avevo i soldi. Ora ti do la mia personale opinione su Groupir, anzi le mie personali opinioni su Groupir e sulla situazione attuale. Prima di iniziare, come sempre, ti volevo ricordare che di certo non ti fa diventare alto e bello, come Pasquale Riganello, l'ho detto solo perché farò rima, non è vero, ma comunque è un modo per risultare alto e bello quello di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace, un bel pollice in su, magari condividendo anche questo video. Oltre al fatto che in qualunque momento potresti anche sostenermi su Patreon. Bene, partiamo subito. Partiamo dicendo dal dire una cosa molto importante. Nel dubbio ho rimosso il link affiliato di Groupir da ogni mio video. Nel caso per errore ne trovi qualcuno che magari ho dimenticato o omesso, nella descrizione trovi uno di questi link affiliati, ti chiedo per favore di segnalarmelo così che io possa eliminarlo e ti chiedo scusa ovviamente. In seconda istanza, al momento, pur essendoci tutte le premesse per una truffa, è tutto nascosto dalla cosiddetta problematica della pandemia, per cui dalla chiusura degli uffici di Groupir per colpa della pandemia mondiale. Al di là di tutto, se fosse cascato tutto a terra come un castello di sabbia, ci perderei qualche soldino anche io. Pochi, perché non avevo mai avuto intenzione di metterci più del 4-5% del totale dei miei investimenti in tutto il peer-to-peer lending, ma comunque soldi miei che ho guadagnato io col sudore della mia fronte. E capisco che ci siano persone che hanno investito somme ingenti nel peer-to-peer lending. La problematica che sembra avere scatenato tutto è secondo me comunque legata in maniera sostanziale alla pandemia. Groupir sembra che a un certo punto abbia cominciato a mettere disponibili sulla propria piattaforma alcuni prestiti relativi a dei progetti di loan originators che però non avevano mai dato il consenso a Groupir di pubblicarli. Sembra che in effetti all'inizio ci fosse stato un primo contatto fra questi progetti, loan originator e Groupir, ma che invece poi alla fine non si fosse proseguito con l'accordo, per cui concettualmente è uno schema Ponzi. In pratica, dalla data del 31 marzo, Groupir ha fermato tutti i pagamenti, sia di interessi che di capitale, ai propri investitori. Lo starter, se così si può dire, del Covid-19, secondo alcuni, ma siamo nel terreno delle supposizioni, è quello che la supposizione è che l'azienda sia stata effettivamente colpita in modo imponente dalla problematica della pandemia e soprattutto in carenza di liquidità abbia messo sulla piattaforma dei prestiti inesistenti per l'appunto o magari che abbia falsato degli importi falsandone la loro entità e per cui poter ripagare le richieste di prelevo che andavano a ricevere in questo modo, per cui che il management, avendo il terrore della bancarotta, e sia andato in panico e si sia comportato in maniera poco corretta. Da quella data sul blog di Groupir sono apparsi diversi post rassicuranti dalla CEO, l'amministratore delegato, la signora Kisik. L'ultimo post però risale al 13 aprile 2020, dopo tale data il silenzio totale. Quello che preoccupa me non è tanto la possibilità che abbiano tentato di cercare liquidità, se la storia che ho menzionato prima fosse vera, e io credo lo sia, perché pur essendo una cosa grave e completamente fuori legge, stavano molto probabilmente cercando di tenere su la baracca. Ma questo prolungato silenzio è la cosa che mi preoccupa e mi allarma di più. In una situazione legittima l'azienda avrebbe dovuto continuamente emettere dei comunicati e rassicurare i propri investitori e soprattutto tenerli in costante aggiornamento. E questo purtroppo non avviene da più di 2 settimane. Per cui anche se Groupir avesse tentato di recuperare la situazione, sembra che questo non sia stato possibile. È da considerare anche che alcuni loan originators sembravano essere in parte inesistenti perché in realtà erano solo brand name di un mega cappello che cadeva sotto altre società con altri nomi magari più grandi che però comunque facevano sempre capo a Groupir. La situazione di questa piattaforma è stata per molti, per me, un fulmine a ciel sereno, perché molti di noi, me incluso, la reputavano molto più stabile di altre piattaforme, come ad esempio Fastinvest, che in realtà sono ancora in piedi. Dove ci troviamo però adesso con Groupir?
Siamo a un punto che il sito internet è pur sempre lì, non è stato cancellato dai server. Tutti i contratti dei prestiti sottoscritti sono sempre lì. Anche il nostro resoconto, cioè il nostro account, è sempre lì. Tutto il resto è lì, da essere consultato e visto. E questo mi confonde ancora di più le idee. Forse Goupil cerca di recuperare la situazione, oppure i dirigenti cercano di trovare una scappatoia, avendo una parvenza di legittimità ancora presente, per cui non sono spariti come Cuzzalo e Bestio in passato. Il mio consiglio qui è di fare tre cose importanti. Iscriversi ai due gruppi Telegram, dei quali ti lascio il link in descrizione, in cui si sta discutendo come poter portare avanti una class action, nel caso fosse necessario, anche se secondo me sarà necessario. Sinceramente ho lo 0.01% di fiducia di Goupil in questo momento. Sono un gruppo in lingua italiana e un gruppo in lingua inglese più grande. Inoltre ti lascio anche un video in descrizione che spiega come fare il download di tutto quello che serve per eventualmente procedere con la class action, prima che magari in un futuro non tanto lontano effettivamente il sito di Goupil possa essere cancellato dai server. Oltre a questo link ti vado anche a lasciare in descrizione tutti quei link di siti internet che sono riuscito a trovare per aiutarti a comprendere meglio la situazione. Cosa succederà? Boh, non lo so. Sinceramente mai mi sarei immaginato che questa piattaforma facesse questa fine, anche perché stavano parlando di una forte espansione dal punto di vista commerciale in tutta Europa, con vari eventi, fra cui anche alcuni che erano stati fatti in Italia, se non sbaglio. La cosa che mi preme dire è che fin dal principio sapevo che questa tipologia di investimento sarebbe effettivamente stata un investimento ad altissimo rischio, e per questo ho solo utilizzato una piccolissima parte del mio capitale investito nel peer-to-peer lending. Continuerò ad avere una piccola quota nel peer-to-peer lending? Boh, forse molto probabilmente sì, ma dopo la fine della crisi. Chi uscirà sano dalla pandemia, oltre ad avere le spalle larghe, dimostrerà appunto di avere una situazione un po' più legittima. Continuerò a fare recensioni su altre piattaforme, magari mettendo finché affiliati, sì, ma mi andrò a limitare solo a piattaforme italiane o irlandesi, cioè dove risiedo e della mia patria di origine. Insomma, cose che posso andare a toccare di persona. In ogni caso la truffa potrebbe anche essere dietro l'angolo e le società potrebbero anche sempre fallire. Ah, ma almeno così penso di andare a ridurre le possibili variabili negative che potrebbero entrare in gioco. Al momento il mio consiglio è di stare fermi in questo ambito ed avere pazienza, perché non si sa quali altre piattaforme possono andare a collassare. Fammi sapere se anche tu sei stato coinvolto in questo scandalo Goupil, o se hai altre informazioni o domande in merito che possono essere utili a tutti, magari lasciando altri link qui sotto in descrizione nei tuoi commenti per la comunità. Lasciami anche un commento qui sotto per farmi sapere la tua opinione in merito. Se il video ti è stato utile e ti è piaciuto, per favore lascia un pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!